Da anni i paesi europei, ma soprattutto l'Italia, devono far fronte al drammatico problema dell'immigrazione che ha numeri sempre più importanti. Ed è necessario impegnarsi per la tutela della salute dei migranti, che purtroppo possono soffrire di malattie infettive, patologie varie e problemi di salute mentale. Access Cure Care è un documento per l'approccio alle infezioni da virus epatici da HIV della popolazione migrante, che è stato preparato da una coalizione di vari operatori sanitari e professionisti di diverse realtà. Il documento è stato presentato presso il Centro Congressi Cavour a Roma. Il documento rappresenta l'atto di nascita, diciamo, della coalizione di Access Cure and Care e ha come obiettivo quello di far emergere in primo luogo le criticità attuali delle malattie infettive nei migranti, andando ad individuare diversi ambiti di cura e presa in carico dei soggetti migranti, per cui si va dal territorio all'ospedale, al carcere, al SERD e quant'altro. Per cui rappresenta proprio il primo passo per poter arrivare poi ad elaborare delle strategie che possano far affrontare queste criticità. Quello che noi abbiamo sottolineato è appunto il fatto di provare ad avere un discorso che sia normalizzante nei confronti della salute dei migranti, che faccia parte sempre di più della salute pubblica del nostro paese e non attraverso dei discorsi di tipo emergenziale. Ecco, la tutela deve essere della salute dell'individuo, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Ed è fondamentale che ci sia una buona informazione. La comunicazione è essenziale perché ovviamente in medicina, se non puoi parlare col paziente, non puoi recepire i bisogni e non puoi soprattutto spiegargli quali sono le opportunità, non hai fatto nulla. E la comunicazione con queste popolazioni, già di per sé rese più diffidenti da una storia di vita spesso difficile, con barriere linguistiche, con barriere di, uso di nuovo il termine, di diffidenza generata dalla difficoltà ad approcciarsi a un sistema pubblico che magari vedono come ostile, soprattutto se in assenza di documentazioni e di regolarità nel processo di immigrazione. Bene, se la comunicazione non si realizza con i mezzi adeguati, non può essere avviato un processo di accesso alle cure e di cura efficiente e di valutazione efficace dei risultati. Tutto questo non è possibile inventarlo dal nulla. È un sistema scientifico, anche questo richiede la presenza di mediatori culturali adeguati, richiede la presenza di indicatori degli esiti di cura che siano specificamente tarati su questa popolazione. Lo so, è un concetto che può sembrare difficile, ma il valore di una cura, riflettiamoci un attimo, spesso è difficile. Per un ricco può essere importante che gli passi un po' di bruciore di stomaco dopo che ha finito di mangiare, sto estremizzando un concetto. Per un povero, per uno che viene a lavorare, è molto più importante che la cura per quel bruciorino di stomaco non gli renda impossibile per tempistica, per modalità di somministrazione, lavorare e produrre. Quindi con questo cosa voglio dire? Anche lì ci vuole una comprensione di tutto quello che sono i bisogni reali di queste popolazioni, i bisogni di salute misurati con le nostre tecnologie, ma anche i bisogni di salute percepiti. E di nuovo è un processo che solo una comprensione e poi in ultimo un'integrazione culturale può ottenere. La tutela della salute dei cittadini, per poter essere garantita, è fondamentale che vi sia innanzitutto l'informazione. I cittadini devono essere a conoscenza di quelli che sono i loro diritti e come poterli esercitare. Quindi è necessario innanzitutto campagne di informazione, campagne di screening, perché il primo obiettivo, il primo punto per poter accedere a questi servizi è conoscere quali questi sono. E quindi è fondamentale una campagna che vada a sensibilizzare, nel caso specifico delle malattie infettive, oggi parliamo delle malattie infettive che interessano i migranti, l'importante è andare a combattere quello che è lo stigma sociale che interessa questo tipo di patologie. Il migrante non è un portatore di malattie infettive, il migrante spesso si trova a contrarle nel paese di arrivo. E questo perché non sa come accedere a percorsi di prevenzione, non sa quali sono i suoi diritti e spesso c'è anche una barriera linguistica che impedisce al migrante di poter accedere ai percorsi di prevenzione e di cura.
e penso a malattie come l'HIV o l'epatite B, che sono patologie che possono essere trattate anche efficacemente ad oggi, ma se il migrante non sa come accedere a questi servizi, si trova ad avere uno scadimento delle sue proprie condizioni peggiore rispetto a quelle che erano nel paese di provenienza. Il documento che è stato redatto credo che sia un documento molto importante che è riuscito ad attirare l'attenzione di istituzioni importanti, sicuramente l'ANCI, ma anche le istituzioni, alcune istituzioni parlamentari si sono in qualche modo interessate a questo documento. Dobbiamo adesso lavorare tutti quanti insieme, cercare di migliorare quella che è l'attività a livello territoriale, quindi dobbiamo portare un pochino questo documento a livello delle singole regioni e cercare di creare dei percorsi virtuosi, perché lo dobbiamo ripetere, diciamo, il migrante è per definizione un soggetto che parte sano, che proprio perché è in buone condizioni di salute vuole cercare di trovare in altri posti della terra una situazione che gli permetta di avere una vita migliore e di poter svolgere il proprio lavoro. Quindi le malattie avvengono durante la migrazione, quindi è colpa nostra in qualche modo che facciamo ammalare queste persone, e quindi dobbiamo cercare di aiutarle in tutti i modi, raggiungendole su quelle che sono le loro difficoltà, sia in termini proprio di approccio alle strutture sanitarie. Le strutture sanitarie spesso sono complicate per noi e quindi lo diventano ancora di più per le persone che non comprendono più delle volte la nostra lingua, che hanno una cultura diversa dalla nostra anche nei confronti della malattia. Quindi dobbiamo semplificare tutto questo. Il Covid ce l'ha insegnato, questo mondo è un mondo globalizzato, e pensare che noi possiamo ignorare le persone che ci stanno intorno è un gravissimo errore. Ed è importante la testimonianza di chi è in prima linea nell'accoglienza dei migranti a Palermo. Che dal 2000 io mi occupo di controllare e supervisionare tutto lo screening che viene effettuato ai migranti, e a parte qualche caso di scabbia che è facilmente diagnosticata, rapidamente trattata e risolto il problema, e qualche caso di tubercolosi attiva e contagiosa, ma qualche, parliamo nell'ordine di meno dell'1%, il problema del rischio non c'è. E allora il problema però qual è? Che queste infezioni, quando non ancora nella fase di contagiosità, vengono intercettate e trattate, abbiamo risolto il problema della persona e soprattutto, o anche, abbiamo affrontato un problema di benessere collettivo, perché non consentiamo con un trattamento tempestivo che una persona possa contagiare le altre. Quindi il ragionamento è semplice: io curo tempestivamente una persona e in questo modo curo la persona ed evito che il problema possa diffondersi negli altri. Ma ovviamente attenzione massima alle patologie della popolazione carceraria. Allora, il nostro documento si ripropone di cercare di fare un pochino di ordine su quelle che sono le principali problematiche di salute della persona migrante che giunge o permane sul nostro appunto territorio, con un focus prevalente sulle malattie infettive, dato il tipo di background delle persone che hanno steso il documento, e nel contempo di cercare di trovare anche qualche possibile indicazione, soluzione per riuscire appunto a superarle, soprattutto nella parte finale proporre qualcosa anche ai decisori su cui si possa appunto intervenire, proponendo tre tipi di modelli possibili, che sono quello del migrante al momento dell'arrivo sul nostro territorio, del migrante che si trova sul territorio integrato e del migrante che purtroppo per problemi così di disagio o situazione di commissione di reato si trova ad attraversare un periodo in un istituto penitenziario o comunque legato a qualche struttura territoriale, come può essere un servizio per le tossicodipendenze o di salute mentale.